Buonasera a tutti, ci siamo, che dice in diretta, quindi ci siamo. Allora, come sempre, aspettiamo un po' che si collegano le prime persone e poi, come ogni nostro appuntamento, andremo un po' a vedere che cos'è la mappa dell'anima, come funziona questo metodo. Innanzitutto voglio ringraziare Nicoletta perché io prima di iniziare le dirette guardo sempre quelle prima di me. E la vorrei ringraziare per la bellissima scia che ha lasciato. Ciao Giuse, buonasera. Buonasera. Allora, vi dico subito per chi già c'è, ciao Daisy, buonasera. Per chi già c'è, vi dico che come sempre andremo a estrazione. Quindi verranno messi all'interno. Ciao Stefania, buonasera. Verranno messe all'interno di questo secchiellino qua le informazioni e poi andrò ad estrazione, quindi come funziona. Per chi volesse vedere qualcosa della prima mappa dell'anima, che andremo a spiegare, ciao Rita, buonasera, Nancy, buonasera, andremo a spiegare a breve, buonasera Alvisa, occorre data, ora, è il luogo di nascita. Mi raccomando, vi chiedo la cortesia di scrivere tutto in un messaggio unico e servono tutte e tre le informazioni, altrimenti non posso andare a verificare. Quindi, non ciao, ciao Antonella, un bacione, ciao Antonella, Donatella, buonasera, Chiara, ciao, buonasera a tutti. Allora, io proprio per evitare di, ma a me non mi hai visto, mi hai saltato, vado proprio ad estrazione. Quindi c'è una persona qui di fianco a me che metterà i bigliettini con questi dati all'interno di questo secchiello e io andrò semplicemente ad estrarre. Lasciamo tutto, se vogliamo, al caso, a cui io non credo, ma credo che così arrivi anche meglio quello che deve arrivare. Poi, come faccio da qualche mese, dopo essermi confrontata con anche altre persone, ciao Rosa, la prima volta che partecipo, mi sta dicendo non preoccuparti, tanto andiamo a spiegare tutto dall'inizio, quindi tranquilla. Allora, sorteggerò io personalmente una di voi, cioè, che la sceglierò proprio consapevolmente, che generalmente è sempre alle dirette, ma per qualche motivo non viene mai sorteggiata. Quindi, siccome ormai più o meno i nomi li conosco, farò anche questa cosa qua perché è corretto anche che arrivino i messaggi alle persone. I messaggi, perché qui non sono messaggi, qui sono. Si va a guardare proprio com'è strutturata una persona, quindi rettifico la parola messaggio, però è giusto che appunto possa leggere anche persone che, essendo sempre qua, per qualche motivo non viene mai sorteggiata. Allora, innanzitutto, prima di cominciare la spiegazione, aiuto un attimo la nostra moderatrice Antonella, che dice nome, cognome e data. Luogo e ora di nascita, tutto nello stesso commento, e poi vi chiedo la cortesia di non spammare, cioè non riscrivere continuamente le informazioni perché si intasa soltanto la chat. C'è una persona che prende le date, facci vedere una mano giusto per facci vedere una mano, giusto? C'è una mano qua, ok. C'è una persona che prende tutto e la mette qua dentro, quindi siamo tranquilli che prende tutto, ecco, altrimenti io no, non leggerei delle volte i messaggi mi arrivano in ritardo. Martina, ti dico data, ora e luogo di nascita, quindi no Martina, scusami, Marica Pozzi, ma manca l'orario. Allora, ma che cos'è la mappa dell'anima? Partiamo dall'inizio, farò un breve recap giusto per chi non conosce il metodo. La mappa dell'anima utilizza questo metodo, l'antico schema dell'albero della vita. Antonella sta dicendo grazie alla mano che aiuta. Allora,
utilizza l'antico schema dell'albero della vita. Lo schema dell'albero della vita è questo qua. Questo schema è composto da 10 Sephiroth, che sono questi cerchietti, e da 22 segmenti, 22 forze vitali che collegano tra di loro questi cerchietti. Allora, ve lo faccio vedere colorato, giusto per darvi un'idea migliore. Eccolo qua, colorato. Ok. Allora, questo albero qua, con le sue composizioni, ci dice che tipo di talenti, che tipo di destino modus operandi abbiamo incarnato, il tempo, il modo corretto per noi per prendere delle decisioni, dove sono alcune resistenze, possiamo andare a vedere quali sono le trappole in cui cadiamo, okay? Dove siamo più influenzabili. Io stasera, ovviamente, come in tutte le serate, darò informazioni brevi per cercare di fare quante più persone possibili, cercando di centrare subito il punto nevralgico della situazione. Però ovviamente contate che una sessione ha una durata di 1 ora e mezzo circa. Questo per farvi capire che di informazioni ce ne sono veramente tantissime all'interno di una sessione. Vi chiedo perdono se ovviamente non dico tutto qua, anche perché poi si andrebbe in alcune cose veramente tanto tanto private, dove non mi piace scendere appunto davanti a tutti. Cosa accade? Con i dati si arriva a una conformazione del genere. Ok, ora questa è la mia, colorata, vabbè, a mano giusto per dare un'idea. E da questa mappa qui si guarda e si vede in questo caso quali sono. Ci sono due forze vitali che caratterizzano questa mappa qua. E si vede anche quali punti sono bianchi. Quei punti bianchi sono punti in cui noi siamo vulnerabili, siamo più influenzabili, ecco, dove più rischiamo di cadere e di identificarci anche se vogliamo. Questo è molto importante da comprendere, perché ci fa veramente la differenza nella vita. Io stavo pensando ora a quando ho ricevuto la mia lettura io, che a me personalmente ha cambiato la vita. Infatti, per chi non mi conoscesse, vengo da una base astrologica e poi da là, appunto, ho mollato le redini per studiare altro, perché è stato proprio un metodo che ha avuto un impatto molto forte per quel che mi riguarda. Ma io direi di partire, ok? Andiamo a vedere. Non me l'hai chiuso, ok? Andiamo un po' a vedere. Partiamo con Luigi Panzeri o Panzeri. Io chiedo scusa per le pronunce di nomi e cognomi, perché delle volte faccio delle robe. Luigia. Luigia, ah Luigia, scusami, c'è scritto Luigi qui. Luigia Panzeri, ci sei? Allora, intanto vado a inserire i dati. Ovviamente leggerò soltanto le persone che restano in live per correttezza e per rispetto di tutti. 25 dicembre, il giorno prima di me. 25 dicembre. Eccola, c'è. 25 dicembre del 49. 1949. Alle 4:30. 4:30. Allora, Luigi, ho fatto perché ho visto due o tre cose molto particolari. Allora, ti anticipo che tu di talenti ne hai uno, due, tre. Hai tre talenti. Qui la prima cosa che mi salta all'occhio, a parte il fatto che sei una persona che attira tantissime confidenze, tu sei la confidente perfetta. C'è questa fortissima empatia nel riuscire a comprendere le emozioni degli altri, e anche in modo più sottile rispetto alla maggioranza, che ti porta ad attirare tantissime confidenze. Infatti si dice che persone che hanno una conformazione come la tua
nelle vite precedenti potessero essere stati prelati o comunque gente che aveva a che fare con cioè preti confessori, psicologi, comunque chi aveva a che fare proprio con le confidenze altrui. Questa cosa è molto molto funzionale nell'ascoltare gli altri finché ovviamente per te è ok, perché nel momento in cui vai in over, nel senso nel momento in cui ascolti troppo, dinamica in cui ti è molto facile cadere, infatti ti faccio una domanda, Luigia, l'udito dall'orecchio destro c'è? È ok? Sole Azzurra intanto dice buona serata a tutti, ciao Vanessa, un abbraccio in mezzo di luce, oggi la connessione fa capricci, è vero, Sole Azzurra, anche io ho dovuto mettere un piccolo aiuto alla connessione, altrimenti non andava nemmeno a me purtroppo. Un bacione immenso, Sole Azzurra. Allora, qui per te è ok come Adele Laiola o Laiola dice scusami a Napoli, quindi non so se hai già segnato. Dicevo Luigi, appunto, ah, ok, l'orecchio destro funziona correttamente. Ok, nel caso in cui vuol dire che è un punto in cui ti sei rispettata, perché altrimenti quando non viene rispettato questo ascoltare, questo ascolto, quindi quando si va troppo in over, si rischia proprio di perdere un po' di udito dall'orecchio destro. Per te è molto importante scaricare l'adrenalina, per te è molto importante, scusami un attimo, ok, 25-12 del 49, mi confermi? O del 79? 49, ok, scusami, avevo io un attimo perché non capivo se era un 7 o un 4. Allora, qui c'è una necessità di scaricare l'adrenalina, qui c'è bisogno di movimento, un movimento che attraverso il quale riesci a silenziare la mente. Quando sei in sovraccarico di pensieri, l'unico modo per scaricare questi pensieri è proprio attraverso il movimento fisico. Questo è vitale, vitale per te. Dalla tua mappa vedo che hai la tendenza, c'è cioè la tendenza un po' al controllo e questo controllo delle volte diventa veramente, può diventare un punto che non ti permette di goderti la vita, perché qui è un controllo che viene messo a disposizione, cioè come se io controllo per far sì che tutti gli altri stiano bene. Ciao Antonella, un bacio. E quindi ovviamente questo è qualcosa che nell'utopia, no? Nel controllare le cose ti porta a non goderti fino in fondo la vita. Una cosa, ciao Auri, buonasera. Una cosa che mi sento veramente di dirti, perché poi di informazioni ce ne sono veramente tante, hai una mappa molto 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 piena di informazioni. C'è un rapporto che per te è stato decisivo, ed è quello con tuo papà. Inconsciamente è il rapporto che ho avuto con tuo papà è quella che l'ha fatta da padrone in tutta la tua vita. Auri, buonasera, sei appena entrata, ti dico, per la lettura ci vuole data, ora e luogo di nascita. Quindi queste sono le informazioni che mi sento di condividere appieno con te, e soprattutto c'è una cosa importante, credo che sia forse importante un po' per tutti, ma per una conformazione come la tua va sottolineata, non aver paura di non essere emotivamente accettata quando vivi per chi sei. Se ti fa piacere, Luisa, lasciaci un feedback, io vado a pescare un'altra persona. Giuse Serio. Giuse Serio, ci sei? Credo sia Giuseppina, credo. 22, 7. Sessantotto.
00:45. Ecco, Giuse. Ah, Giuse, giusto. Ok, perfetto, Giuse. È proprio così, ti ringrazio di cuore, cara. Grazie a te, Luigi, anche del feedback. Grazie, grazie infinite. Alle 00 e 45 a Catania. Catania. Allora, tu hai Giuse 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 talenti. Hai 5 talenti? Hai 5 talenti? E io qua ti dico una cosa un po'. Non voglio. C'è un piccolo nodo, perché è veramente piccolo, ma che se riesci a comprendere come funziona, veramente vedi un cambiamento incredibile nella tua vita. Tu sei una persona che ha un'emotività molto 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 particolare. Tu sembra che spacchi il mondo, ok? Ma allo stesso tempo, cosa accade? Accade che in realtà ti fai trascinare via da quelle che sono le emozioni, no? Dal vivere sulle emozioni, dal non saper dire di no, dai sensi di colpa, dal non riuscire a pensare fino in fondo a te stessa perché metti prima gli altri. Ma delle volte, nonostante ci sia questa dinamica, puoi passare per egoista. O non per egoista, per una persona che non riesce a leggere, a guardare oltre il suo naso. Perché qui, nel tuo caso, c'è proprio la sensazione che nel momento in cui c'è un problema, il problema è all'esterno. Nel senso, ti viene mossa, tra virgolette, una critica, qualcuno ti dice che ha un problema. Tu non riesci a ritrovarlo all'interno di te, ok? Quindi pensi che il problema sia sempre esterno. Questa è una dinamica molto 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 importante perché tu sei qua per vivere nell'abbondanza, ok? Sei qua, sorrido perché veramente qui c'è veramente tanta roba, proprio sei una persona che attraverso la presenza, che attraverso il percepirsi attraverso i cicli di vita riesce veramente a fare delle esperienze incredibili vivendo nella totale abbondanza se segui chi sei. Anche se delle volte nonostante continuo a sorridere perché ovviamente man mano che guardo ovviamente i calcoli non li faccio così velocemente in testa, ovviamente ognuno di voi è molto particolare e mi arrivano sempre informazioni maggiori. Qui c'è la tendenza a provocare, c'è la necessità di controllare tutto, qui c'è una persona che deve guardare il suo regno, quello che è la sua famiglia, quella è la sua tribù, però poi cade nel non saper dire di no e nel non riuscire delle volte a comprendere che una questione può essere provocata anche da un proprio comportamento e non sempre dall'esterno. Ok, ecco è questo. E poi lì allora sopraggiunge la paura della sopravvivenza, sopraggiunge il credere di non aver talenti. Qui ce ne sono 1, 2, 3, 4 e 5, come avevo detto prima. Quindi in realtà c'è tantissima roba che una volta armonizzato questi due punti, soprattutto, e soprattutto due, qui si va veramente veloci. È una bellissima mappa la tua, te lo dico proprio in modo spassionato. Poi tu sei del 68, quindi ok, hai già superato abbondantemente, sì, abbondantemente 50 anni perché ne hai 56, ok, quindi giusto, se la matematica non è l'opinione. Appunto,
oggi più che mai sei proprio chiamata a tirar fuori la tua verità, a tirar fuori quello che sei, anche proprio a insegnare, se vogliamo, in qualche modo agli altri a vivere sì nel rispetto degli altri, ma per se stessi soprattutto. È una cosa, se ne parlava qualche giorno fa, ero a fare un corso di aggiornamento, infatti per questo non ci sono stata, ho chiesto di essere spostata 2 sabati fa perché appunto ero via per un corso. E si parlava proprio di questo fatto in cui ci è stato insegnato, noi veniamo da una matrice cattolica che ci insegna e ci dice appunto ama il tuo prossimo come te stesso. In realtà questa frase in principio era ama te stesso come il tuo prossimo e ad oggi ciò che riusciamo a percepire di quella frase è semplicemente ama il prossimo tuo. E questa è una cosa molto 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 importante, perché l'insegnamento è ama il tuo prossimo come te stesso, non ama il tuo prossimo e non amare te stesso, perché l'amore vero, reale, e guardate, io non ne parlo per sentito dire o perché l'ho letto sui libri, tutto ciò che riporto spesso e volentieri parte proprio da un'esperienza personale. Io quando leggevo se non ti ami non puoi amare l'altro, per me erano veramente cavolate, detto proprio in modo gretto, perché io comunque vengo da un trascorso di tanto scetticismo, è stata proprio la mia forza lo scetticismo, e invece poi è realmente così. Finché non c'è l'amore, finché non ci abbracciamo a 360 gradi, nel prossimo cerchiamo ciò che ci manca. E quindi non è un amore incondizionato, e quindi non è un amore reale. E per questo è molto importante ritornare a quel sano egoismo, che si parla di sano egoismo, non di io ho tutto e a te non ti lascio nulla. Si parla di ripartire dalle basi, di partire proprio da chi siamo, da amare ogni angolo di noi, nei pregi e nei difetti, e non cercare nell'altro quindi qualcosa che manca a noi stessi. E nel tuo caso sei proprio qui per dare questo esempio. Ed è molto molto importante che tu lo faccia proprio per dare esempio, perché hai il supporto per poterlo fare. Ok? Facci sapere se ti va di darci un feedback. Io intanto passo alla prossima persona. Rita Simeoni, ci sei? Intanto andiamo a mettere. Febbraio. Ciao Monica, buonasera. 26 2 1965. Ecco Rita, c'è, dice alle ore 17 a Roma. Ci devo essere oggi a Roma perché lavoro lì in un centro, ma mi sono rotta un dito del piede e quindi eccomi qua. Giuse dice sei bravissima, è tutto vero, grazie infinite. Grazie a te, Giusi. Giuse, grazie davvero. Allora, a Roma. Tu hai Rita, ok, Rita, non mi mani. Tu hai una, due, tre talenti. Anche qui c'è questa necessità di controllare. Qui c'è una persona che si sente un extraterrestre. Sì, vabbè, succede. Si sente un extraterrestre un po' perché ha un'energia molto particolare e un po' perché delle volte può passare per, delle volte passi, Rita, per saccente, per logorroica, no? Per persona che quasi quasi non si vuole fare i fatti propri. In realtà è il grandissimo talento di saper vedere in anticipo le situazioni. È
importante però nel tuo caso, e chi segue le mie dirette quando vedo questa attivazione, me ne parlo sempre. È importante però nel tuo caso, come in casi di tutte le attivazioni che hanno tutti i talenti che hanno questa particolarità, ovvero c'è qui ci sono persone come te che sono in grado di vedere in modo veloce, in modo elevato, in modo molto molto prima, okay, di vedere gli eventi, le situazioni, se una cosa come viene impostata è giusta o meno, cioè funziona. Ci sono persone che sono qui in grado di vedere l'errore e sapere come correggerlo, no? E quindi sono dei veri e propri consulenti. Ecco, in questi casi qui è importantissimo, è fondamentale, è necessario farsi gli affari propri. Perché? Perché parte nel senso bisogna imparare un po' anche a accettare il fatto che gli altri è giusto che facciano il loro percorso, è giusto che se c'è da fare un errore che lo facciano, ok? Se poi ti viene richiesto aiuto, ben volentieri. Ma se tu provi a dire qualcosa prima, passi tu per saccente, passi tu per quella persona che non si fa gli affari propri, quando in realtà stai semplicemente, poi Antonella diceva, Vanessa per fortuna la prende a ridere ma il dolore, poi ti racconto, ti mando un messaggino dopo Antonella, così ti fai due risate proprio per la scena roccambolesca, per questo mi ci viene da ridere. Fortunatamente non è niente di gravissimo, tenere un po' fermo il piede e basta, e quindi va benissimo così. Tornando a Rita, stavo dicendo, qui c'è l'importanza di aspettare che sia l'altra persona a chiederci un parere, un'opinione, altrimenti se lo fai in anticipo, aia, qui proprio, che poi c'è un'incapacità qui proprio di tapparsi la bocca delle volte, no? Io ho un'attivazione simile a questa. Non faccio mistero del fatto che quando iniziai a studiare questo metodo, io mi ero scritta sopra l'armadio, che è un cartellone grande, c'era scritto in francese, okay, in realtà era italiano colorito, di farmi gli affari miei, ovviamente in un modo un po' più strong, proprio perché ti viene naturale parlare, ok? E in questo caso, quando parli, la gente non. Se non ti viene richiesto, non ti vede di buon occhio. E in realtà ti stai parlando perché? Allora, se la vogliamo vedere da un punto di vista leggero, per te è naturale, aiutare l'altra persona è naturale. Se la vogliamo vedere da un punto di vista più pesante, l'aiuto che tu porti, tu sai che quello che dici è reale, denota, cioè la necessità, la fortissima necessità di sentirsi valorizzato in qualche modo, di sentire che anche tu hai valore, perché altrimenti ti senti invisibile. Tu non sei una persona che è qua per muoversi sotto pressione, è giusto che tu mantenga i tuoi ritmi. Tu nasci veramente come una guida potenziale. Non so che lavoro fai, ma per te è saresti stato un ottimo consulente, non so di cosa ti occupi. E oltre questo c'è una cosa importante, impara a parlare chiaro. Questo è un altro punto su cui quando trovo persone in sessione che hanno questa particolarità qua ci sto molto, perché ci sono delle clausole che per voi sono ovvie, normali, per gli altri no. È importante che anche quelle clausole all'interno di un discorso, quando arrivate a stringere la mano a qualcuno, tu sei una persona che quando deve fare un patto, deve chiudere un accordo, stringe la mano e ok. E per quest'anno mi raccomando, ma anche per il prossimo anno, perché quest'anno siamo nell'anno di Saturno, l'anno prossimo siamo ancora di Marte. Ai ai ai, non so, tra i due. Però ecco, di base c'è questa. Cioè qui la parola data vale più di una firma dal notaio, ma è importantissimo che anche quelle cose che per te sono ovvie vengano citate all'interno di questa contrattazione.
altrimenti vedi che tante cose poi che per te erano ovvie, per gli altri non lo erano e si... Ora leggo subito. Dice, sono gli altri a chiedermi, però quando vedo cose prima sulla mia famiglia, è vero, io lo dico prima, però poi si ricredono, faccio scrittura ispirata per me, non per lavoro, cartomanzia e sono empatica. Sì, qui c'è una forte empatia, ma soprattutto tu hai la capacità di vedere come chi hai davanti, con chi entrare in colluttazione e chi no. Hai la capacità di parlare anche con gli altri e per questo è molto importante questo discorso del parlare chiaro, cioè veramente ci sono delle cose che per te sono ovvie, ma non lo sono per gli altri. Questo è molto importante. Qui c'è anche una forte lealtà nei confronti della famiglia. Ok? Quando devi prendere una decisione, mi raccomando, pensaci un po' su. Se è una decisione importante, dormici almeno una notte sopra. E poi per il resto sei veramente ben equipaggiata. Hai una forte empatia, una forte sensibilità, questo te lo confermo. E grazie a questo vedere dall'alto le cose, hai anche un sapere innato. Cioè qui c'è un'attivazione che la cui dicitura cabalistica è l'occhio di Dio, quindi comprendo perché mi parli di scrittura ispirata, cartomanzia e quant'altro. Ok, Rita dice sì, è vero, intanto io vado, sono però molto insicura e molto umile. Questo dipende molto dal tipo di energia che hai. Qui dovremmo andare veramente a fondo su una questione. In primis è quel discorso che ti ho detto prima del non dell'anticipare, di parlare, di esserci. L'insicurezza deriva dal fatto anche che tu hai fatto un percorso di vita e stai facendo un percorso di vita pieno di situazioni, pieno di esperienze anche molto forti, ok? E tu sai che la vita non è una passeggiata, ok? Ma allo stesso tempo hai questa forza incredibile che ti porta a guardare la vita sempre con un sorriso, malgrado tu sappia che non è così semplice. Ecco, quindi è questo il punto fondamentale. Venendo da un percorso in cui tante volte ti sei vista cadere e rialzarti, cosa accade? La prima sensazione che si ha è quella di non essere abbastanza noi stessi, quella di non essere adatti ed ecco che arrivano le insicurezze. Ma sappi una cosa, ho un tratto come il tuo, anche io, e ci ho messo un po' di tempo per comprendere questa frase, ma uno dei miei insegnanti mi disse: ricordati che la tua insicurezza è il tuo punto di forza. Ed è stata una cosa, una chiave che a me ha aperto tantissimo. Ovviamente l'ho elaborata nel mio modo, col mio sistema, e so che tu con quello che hai lo elaborerai in modo molto simile al mio. Comunque mi hai scioccata, bravissima, sto studiando tanto. È vero, dico a tutti di non abbassare le vibrazioni e di vedere sempre le piccole cose positive. Grazie mille, Rita. Luisa mi chiede, talenti sono i doni? Allora, ogni dono, cioè ogni talento, sì, i talenti sono i doni, ogni talento porta con sé una virtù e un vizio, ok? Quindi questo è il tipo di informazione che abbiamo sul talento. Facciamo un esempio proprio con chi stavo parlando adesso, con Rita, ok? Facciamo un esempio con Rita, ok? Uno dei talenti che ha Rita porta in dono la capacità di vendita, ok? Dite a una persona che se vuole, se fosse più sicura di sé, potrebbe vendere il ghiaccio agli eschimesi, ok? Ma al di là di questo, c'è la capacità di comprendere chi è davanti, come parlare con l'altra persona. Qui c'è un grandissimo coraggio, ok?
di essere se stesso, di portare avanti le proprie idee. E meno male, perché lei è una persona. Io dico sempre che chi ha il destino modus operandi come quello di Rita, nei tempi veniva bruciato, no? Quindi sono persone che non si piegano, cioè sono persone che sono in grado veramente di portare avanti le proprie idee con una forza incredibile. Ora, la virtù di questo talento è proprio questo coraggio incredibile, ok? Mentre il vizio è la crudeltà. Rita è una persona che non si arrabbia mai, che piuttosto se la fa passare in qualche modo, ma se arrivi a uscire dai suoi ranghi diventa un carro armato. Lì proprio non ci sono mezze misure. Ed è l'ombra del talento. A volte non so neanche io come mi escono certe cose e non mi importa neanche se mi prendono per matta. Guarda. Una delle attivazioni di cui ti parlavo, Rita, quella che ti fa vedere le cose, questo sguardo lungimirante che hai, questo modo di vedere le cose in anticipo, che è chiamato l'occhio di Dio, è chiamato appunto, e tra l'altro ce l'ha in vizio in virtù, non proprio, non esattamente, però mettiamola così, è chiamata l'attivazione o del genio o del folle. Guarda, manco a farlo apposta. Arriviamo a Graziella Gambuzza. Ci sei, Graziella? È già stata letta lei. Graziella Gambuzza, ci sei? Intanto Antonella dice: vi consiglio un quadro completo per avere una visione più chiara dei vostri talenti e delle vostre difficoltà. La lettura dell'anima è di grande aiuto. Grazie mille, Antonella. Grazie a te, Rita. Io per ora Graziella non la vedo. Sì, Graziella c'è, Graziella Gambuzza c'è, perfetto. Scusatemi, ma mi arrivano un po' in ritardo i vostri messaggi. 13. Ciao Mina, buonasera. Del 68. Noto. 6:50. Allora, qui, come non parlarne stasera? Come non parlarne stasera? Hai un'attivazione e questa attivazione è Samek. Sorrido perché quando si parla di Samek io ne parlo sempre, perché qua siamo su un gruppo che si chiama, una pagina che si chiama Bridge of Light, e non è altro che la dicitura cabalistica di questa attivazione di Samek, che appunto vuol dire ponti di luce. Qui con questa attivazione è molto importante per te fare attenzione a chi fai entrare nella tua vita, Graziella, perché tu sei una persona che supporta in continuazione l'altro. Quando qualcuno arriva ad entrare, ne rimane, e attenzione, qui per entrare ce ne vuole, perché tu non sei una persona che fa entrare chiunque. Mi spegni per favore l'incenso, mi sta grattando la gola. Grazie mille. E tu sei una persona proprio che quando fai entrare, e ce ne vuole per entrare, poi dopo supporta in un modo incredibile, col rischio di sentirsi poi oppresso, col rischio di non riuscire poi a uscirne fuori da questa cosa. E qui è molto importante fare molta attenzione a questa dinamica, perché sennò si rischia di supportare l'altro scordandosi di se stessi. Questa è un'attivazione anche che ti chiede di prendere delle decisioni in modo molto cauto, con calma, dormendoci su. Qua non sei chiamata a vivere d'impulso, perché quando accade ciò, sai, che poi tra l'altro vedo anche che c'hai una particolarità
parla di parla di una persona che quando deve chiudere con qualcuno lo fa in modo tagliente, proprio senza mai e senza se. Ma al di là di questo, anche quando arrivi a quella decisione là, fallo con cognizione di causa, dormici sopra nelle situazioni, non fa niente se sei più lenta rispetto a che cosa non si sa, perché poi la normalità è qualcosa di studiato a tavolino e non ha niente a che fare con l'educazione alla vita. Io dico sempre, noi siamo educati alla società, non siamo educati alla vita. Bisognerebbe imparare a cioè, rieducarci proprio alla vita stessa, a chi siamo, a come funzioniamo realmente. Per te è molto importante questa dinamica, è veramente tanto tanto importante. Anche qua l'ha fatto da padrone il fatto, il rapporto che hai avuto con tuo papà è stato qualcosa di veramente decisivo. Stasera tra l'altro ho visto molte persone con questa particolarità qua, ma nel tuo caso e nell'altro caso ho visto che è una cosa un po' più rafforzata dal fatto che è un tratto che non ti è chiaro forse, o magari ti è venuto in un secondo momento della vita, ma di sicuro all'inizio non avevi ben chiaro quanto questo rapporto potesse influire. E una volta armonizzato questo punto, una volta che ti senti, hai la percezione di te stessa al di là di questo rapporto, allora molte cose si schiudono. Poi è un destino modus operandi che va di pari passo con alcuni ritorni importanti nella vita. Qui si parla di empatia, si parla di perfezionismo, si parla di fiducia, si parla di tantissime cose. Quindi la tua è una mappa che sarebbe da approfondire in modo chirurgico, se vogliamo, perché c'è veramente ci sono, hai un'attivazione, hai un solo talento, un solo tra virgolette. Ricordiamoci che Dostoevsky nella sua mappa non aveva nemmeno uno, quindi questo per comprendere che in realtà non c'è un meglio o peggio, c'è una struttura fatta in un modo piuttosto che in un altro, e ci sono tanti punti, ci sono tante chiavi secondo me molto importanti. Però ecco, quel che mi sento di dirti in particolare è l'attaccamento all'altro. Fai attenzione a chi fai entrare, perché lì poi diventa veramente difficile per te sottrarti. Qui addirittura si parla di persone che vengono risucchiate dalle sanguisughe proprio, anche, ma qui si parla su tutti i piani, sia a livello di vita di tutti i giorni, sia a livello energetico e quant'altro. Ok? Facci sapere, Graziella, intanto andiamo avanti. Con Adele Laiola o Laiola, scusa se sbaglio il cognome, ci sei? Intanto pesco anche un'altra persona, così dopo non stiamo a aspettare. Una. Ciao Daniela. Cristina Agricola, che ho scritto? Agricola, ok. Cristina Agricola. Una di loro due. Ciao Ilaria, buonasera. Allora, ripeto perché fosse per entrare. Ok, Adele c'è, perfetto. Sì, no, ma ho letto Laiola o Laiola, non so dove va l'accento, ma non fa niente. Tanto ti chiamerò Adele. Graziella dice, sei bravissima, mi risuona tutto. Grazie mille, Graziella. Adele, adesso faccio te e poi faccio Cristina Agricola, ok? Allora, andiamo su Adele intanto. 27, 11, 27. Ciao Daniela, buonasera. Alle ore 6:30.
Allora, Adele, tu hai 1, 2, 3. Che è successo? Vabbè, nulla, ha suonato. 1, 2, 3, 4, 4 talenti. Qui nuovamente parliamo di una persona che deve parlare. Ah no, scusami, 5, non avevo visto uno. Qui nuovamente parliamo di una persona che è qui per parlare chiaro, è importantissimo parlare chiaro. È quello che dicevo prima a Rita, mi pare, se non sbaglio, mi sembra fosse Rita, ma non vorrei sbagliarmi. Quindi parlare chiaro, quelle clausole appunto che per te sono ovvie e per gli altri non lo sono, ed è importante proprio perché per andare a togliere queste restrizioni. Su questa, ora, questa attivazione di cui sto parlando adesso, questo pe, si chiama pe, questa poi vuol dire bocca, vuol dire, come dicitura cabalistica, ha il verbo creatore. Allora, oltre a creare con la parola, mi soffermo molto su questa attivazione perché ho notato che è l'attivazione più distorta in assoluto, ovvero le persone con pe, e lo vedo anche perché ho una carissima amica che conosco da una vita che ce l'ha, tendono a non farlo, a non parlare in modo diretto, a credere che sia ovvio quello che hanno nella testa e non lo riportano sulla bocca. A costo di sembrare scontati, imparate a parlare, specialmente per chi ha pe, perché veramente vi leva un sacco di grattacapi, un sacco di rogne. Tu, Adele, sei vista come una persona strana, come una persona molto 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 particolare. Qui c'è la sensazione di aver sempre gli occhi addosso, proprio a causa, tra virgolette, di una certa particolarità, no? Qui c'è una persona molto stravagante, o nel modo di parlare, o nel modo di pensare, anche delle volte nel modo di vestire, e dall'altra parte c'è una persona che vuole stare beatamente a farsi gli affari propri, cioè della serie lasciatemi stare, voglio stare nel mio angolino, a pensare alle cose che mi interessano e soprattutto a comprendere, perché tu sei una persona che ha proprio necessità di momenti di chiusura con l'esterno, proprio perché ha bisogno di comprendere come muoversi nella vita, e soltanto stando per fatti tuoi riesci a capire se quello che stai vivendo è ok per te, è giusto per te. Qui c'è una forza incredibile di seguire se stesso, te stessa, di seguire le tue convinzioni, di lasciare un'impronta proprio di queste convinzioni. Quindi per te è molto importante proprio questa alternanza a momenti di socialità e momenti di chiusura. Per te è vitale. Tu sei una persona che è qua per tirar giù dei progetti anche. È molto bella questa cosa, se riesci a, perché c'è proprio la capacità materiale di strutturare qualcosa. Fai attenzione alla rabbia. Qui c'è un qualcosa che ci sono 5 minuti di pura follia che possono andare a compromettere anni e anni di sacrificio. Cioè, te riesci a passare dalla parte del torto in 3-2-1. In realtà, quando accade, accade perché sei stanca, sei arrivata troppo oltre. Allora, in questo caso, si ritorna ai discorsi che io faccio sempre, sembra una, come direbbe mia nonna, una campana scasciata, una campana rotta, perché faccio sempre gli stessi discorsi, ma li faccio perché secondo me sono vitali. Noi sappiamo in realtà qual è il nostro limite, ognuno di noi lo sa, solo che pensiamo di poter andare sempre un po' più là, possiamo andare sempre un po' più là perché magari così mi, come si dice, mi posso sopravvivere, perché così non ho paura di rimanere senza qualcosa, ok? Posso andare un po' più là perché magari non sopporto la pressione, ok? E magari se metto
Se raggiungo quell'obiettivo mi sento meno sotto pressione, ma non è posso andare un po' più là perché ce la faccio. Sono veramente pochissime le persone che riescono a fare quello sforzo maggiore, ma che è utile alla propria evoluzione, non a qualcosa di materiale, ok? A vivere proprio nel qui ed ora. Quindi noi in realtà lo sappiamo che stiamo andando in over. E in questo caso, soprattutto quando si parla di emozioni, quando si parla di rabbia, quando si parla, quando c'è una situazione come la tua, qui semplicemente si passa dalla parte del torto perché si è sopportato troppo, perché si è stanchi di essere sotto pressione. Ed è una pressione fisica, è una pressione mentale, è qualcosa che comprime tutto e stai agitata perennemente, quando tu non sei qua per questo, anzi, tu sei qua per stare molto tranquilla in una consapevolezza che ti arriva da dentro. Ecco, quindi questo è molto importante. Quindi fai attenzione a questa rabbia che si alterna ad altre emozioni, ma che in realtà va ad amplificare tutto il resto. Rita, ok, appena finisco la diretta vado a guardare i messaggi. Allora, avevamo detto Cristina, se ti fa piacere, Adele era? Che era Adele? No, prima. Adele, sì. Adele, se ti fa piacere, lasciaci pure un feedback. Andiamo a Cristina Agricola, 21-10-67. 21. 10, 67. Alle ore 5:30. Stradella. Ho un mio cugino che vive lassù con mia cugina. Stradella. Davvero? Allora. Allora, Cristina, tu hai una, due, tre, quattro, cinque attivazioni. Ciao Pamela, buonasera. Adele dice: mi ritrovo in tutto ciò che hai detto. Grazie, grazie a te, Adele, anche per il feedback. Allora, Cristina, dicevamo, ha una, due, tre, quattro, cinque, sei attivazioni. E qui mi soffermo. Qual è la differenza tra avere tante attivazioni e averne poco, averne meno? Dove ci sono più attivazioni è vero che si hanno più punti, dove ci sono più talenti è vero che ci sono più punti su cui riusciamo a far forza, ma ricordiamoci anche che il talento ha un'ombra e quando non siamo allineati o per comunque trovare la centratura dove ci sono tante attivazioni diventa veramente più difficile stare allineati. Ecco, questo lo dico semplicemente perché quando ci sono tanti talenti, una persona magari anche all'esterno può dire: ah, beata lei. No, beata lei no, perché magari fa molta più fatica quando vive delle situazioni che la portano, che ci portano in contrasto appunto a gestire tutti questi talenti. Ok, allora Cristina, anche tu hai Samek. E non solo, anche qua c'è un controllo. Sto pensando, ci sono tante informazioni qui, sto pensando a come formularti il discorso per dirtene più, per concentrarti tutto in un unico discorso, tutte quelle più ovviamente. Allora, tu sei una persona che può comprendere soltanto attraverso le proprie esperienze. Io adesso ti parlerò di ordine, ti parlerò di luoghi, luoghi che per te devono essere ordinati.
che sia casa, che sia lavoro, ma perché è un ordine tuo che ti riporta anche all'ordine mentale. Per te è necessario passare delle volte dal caos anche proprio a livello di ordine e caos all'interno della propria casa, dei posti in cui si lavora, proprio per ritrovare la quadra delle situazioni. Anche tu sei una persona molto molto particolare, sei la strana, la stravagante delle situazioni, sei una persona che tende a voler controllare tutte le cose, ma qui perché c'è un qualcosa che viene da qualche vita precedente, no? Dove si pensa appunto che il controllo sia l'unica cosa che ci possa garantire una sopravvivenza, o comunque che possa garantire la sopravvivenza a te e a chi ti sta intorno. In realtà questo controllo è qualcosa che va assolutamente lasciato andare. Ok? Ora tu, oltre a questa Mac, hai anche un'altra attivazione, e qui è doveroso soffermarmi, perché tu, oltre a supportare gli altri, tu sei anche una persona in grado di vedere di cosa hanno bisogno gli altri. E qui rischi di diventare la perfetta schiava degli altri, perché non riesci ad essere egoista, non riesci a pensare al tuo cuore. Ed è un peccato, perché è l'unico punto veramente forte nel tuo caso. E poi che cosa accade? Accade che quando si entra in queste dinamiche si fa fatica a cambiare, si cade delle volte in quella malinconia, in quello stato di off da cui sembra impossibile uscirne. In realtà ne esce come un'attivazione che si chiama MEM, che parla proprio di questo, parla di passare da quei momenti di off per riuscirne rigenerata, per riuscirne nuova, con nuova consapevolezza e arricchita, rimanendo semplicemente passiva alla vita, affidandosi alla vita, al ciclo naturale delle cose. È una mappa molto 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 bella, che ti permette veramente di fare moltissime cose. È importantissimo però per te innanzitutto accettare anche un po' il caos, perché tu sei una persona che mette tantissima carne alla brace, ok? E per te va benissimo, ok? Ci sono delle persone, si dice, troppa carne alla brace brucia. Non è detto. Tu sei una persona, non si tratta di essere multitasking, si tratta di essere persone che mentre pensano a una cosa riescono a pensarne subito un'altra, mentre ne fanno un'altra ancora. Qui c'è proprio questa capacità. Ovviamente questa cosa deve stare in ordine, però, cioè nel tuo ordine, altrimenti è ovvio che si va nel caos più totale, con una dinamica di questo genere. Cioè, quindi tutti questi pensieri, se tu riesci a essere equilibrata, a essere in linea, riesci a portare avanti più cose contemporaneamente, altrimenti è il caos più totale, veramente è il caos più totale qua. E quindi questa cosa è molto 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 importante. Qui c'è da fare attenzione al senso di frustrazione. Quando senti quello, è il primo campanello d'allarme che ti fa comprendere che non sei allineata. E attenzione, è anche il primo campanello d'allarme che poi ti fa tendere al vittimismo, ma più che vittimismo, e qui mi ci soffermo anche spesso nelle dirette, è la sindrome della vittima, ovvero una persona non che si lamenta e fa del vittimismo, ma che si comporta proprio da persona sacrificabile. Ecco, passatemi questo termine qua. Da persona sacrificabile, e non va bene, non è giusto. Tu hai veramente una bellissima mappa. Cioè, sei una persona in realtà che capiti quali sono quei cavilli. Potremmo parlare a lungo anche di questo tuo non sentirti mai, sentirti anche un po', se vogliamo, scoraggiata dalla vita, perché qui c'è la sensazione di correre e prendere un palo, rialzarsi, ricorrere e prendere un altro palo.
qui c'è la sperimentazione continua, quindi se non si comprendono quali sono alcuni cavilli si rischia di restare intrappolate in delle logiche mentali che non hanno motivo di esistere, anzi. Però veramente hai un bel equipaggiamento, ecco, per camminare in questa incarnazione. Quindi non cadere schiava degli altri senza pensare a te stessa, perché lì è la chiave. Fai attenzione, perché delle volte in un modo del tutto inconsapevole rischi di provocare l'altro, e quando c'è questa provocazione poi in automatico scattano le peggio guerre, diciamo, ok? Se ti fa piacere lasciaci un feedback. Io sono le 22:34, vado in chiusura come ogni sera prima della chiusura. Andiamo a vedere che messaggio c'è per chi è rimasto con noi. E prima di vedere il messaggio voglio ringraziare come sempre tutte le persone che sono dietro a Bridge. Come ricordo, noi relatori siamo qua. Accendiamo il computer, facciamo la diretta, ok? È un'ora, ma ci sono persone che lavorano veramente tantissimo, dai moderatori fino ad arrivare a Gaetano, che comunque ci dà anche questa grandissima opportunità e possibilità. Io ringrazio anche la persona che, quando è lontana o quando è qua, però mi dà sempre una mano, con i bigliettini per poter fare le estrazioni. Quindi io ringrazio tutti, e prima di chiudere vado a estrarre proprio una lettera. Cristina intanto dice: tutto vera, tutto vero, sono caduta e mi sono sempre rialzata. Grazie, sei bravissima. Grazie mille, Cristina, grazie davvero. Grazie, Ilaria. Allora, io non ci sarò sabato prossimo, ci sarò quello dopo ancora, quindi per chi volesse, un sabato di media, un sabato sì, un sabato no, sempre alle 21:30, sempre qua. Allora, la lettera che è uscita stasera è Nun, e il messaggio è: Nun annuncia che qualcosa sta avvenendo a scompigliare tutti i vecchi ingranaggi che sono ormai logori. Questo ci permetterà di guardare bene il lato più scuro di noi stessi per poterlo portare alla luce, accettarlo ed inglobarlo. Questo lato, in realtà, è quello che ci difende dalle ombre altrui. La domanda che ci fa Nun è: in te, come in tutti noi, c'è un lato luminoso e uno più scuro. Sei pronto ad amare ed accettare tutto ciò che sei? Questo è il messaggio di Nun sulle parole di questa lettera che io amo particolarmente. Vi mando un bacione e vi auguro una buonanotte e un felice weekend. Ciao.